siete una piccola associazione, l'Agra Europa Laboratorio Venezia, e cerchiamo nel nostro piccolo di fare un percorso, piccolo, grande, ma con grandi ambizioni. E di questo che vorrei parlare. Ho ascoltato i primi interventi. Due cose velocissime perché è tardissimo. Ci sono delle politiche che sono state portate avanti in questi anni dal Partito Democratico, che sono state delle politiche devastanti. Devastanti sotto molti profili. Sotto profilo culturale, penso alla scuola, io sono insegnante. E guardate che la buona scuola, Renzi o non Renzi, sta camminando, ahimè. E bisogna fermarla. E bisogna cambiare sul serio. E bisogna avere il coraggio di dire che quella riforma è devastante nei suoi fondamenti culturali. Quindi non è da ritoccare, è da cambiare. E bisogna porre sul tavolo una visione della scuola. Un progetto, che significa un progetto di paese, che significa un progetto sulla formazione, che significa interrogarsi che scuola vogliamo, per quale paese, per quale Europa. Due, il lavoro. Il Jobs Act è stato devastante. Ne portiamo ancora le cicatrici e i lavoratori, Michele ricordava quest'ultima vicenda di oggi di Sforzella, i lavoratori pagano un prezzo altissimo. Ogni giorno. I giovani non ne parliamo, la loro situazione. Ci sono quindi dei capitoli che sono capitoli aperti su cui dobbiamo agire e un movimento, spero, come questo. Io desidero anche ringraziare coloro che hanno avuto il coraggio, io rispetto le persone che hanno fatto un percorso fino ad oggi dentro questo partito e rispetto anche quei compagni che sono ancora dentro e che nelle parole che ho ascoltato questa sera hanno ancora questo attaccamento a questo percorso, a questo partito. Però vorrei, mi permetto, perdonatemi se mi permetto di dire che questa è una stagione che richiede coraggio, ma tanto coraggio, perché bisogna davvero cambiare, perché la mitologia del riformismo alla Renzi, ma non solo a Renzi, è stata una mitologia che con una torsione semantica favolosa ha cambiato il concetto di riforma, cioè le riforme che sono state portate avanti, non per cambiare e portare più democrazia o giustizia o uguaglianza, ma sono state portate avanti esattamente per il contrario, cioè per acuire le disuguaglianze, per fare gli interessi soltanto di una stretta elite e oligarchia, per portare avanti un'idea, una concezione neoliberista in cui i partiti e le socialdemocrazie europee si sono appiattite. Allora noi dobbiamo partire da questa idea, le socialdemocrazie si sono appiattite su un neoliberismo che non è alternativo al sistema, mentre noi abbiamo bisogno di avere il coraggio di pensare che un'alternativa è possibile, che latina, there is no alternative, che è il mantra a cui ci hanno abituato in questo momento, cioè che bisogna fare così, bisogna fare i tagli, che i soldi non ci sono, che la scuola va privatizzata, che la sanità va privatizzata. E si può progettare un'alternativa. Allora io direi, bando alle nostalgie, avete avuto il coraggio, vediamo di riconoscerci, vediamo di parlarci, vediamo se è possibile, come dovremmo, costruire qualche cosa.